Benvenuti alla sesta e ultima puntata di questa entusiasmante stagione di Per Sempre. Come ormai sapete, qui raccontiamo storie d'amore di persone, di coppie che il Per Sempre lo vivono nel loro quotidiano giorno per giorno e da tanto tempo. Lo facciamo giocando con giovani fidanzati che hanno l'intenzione, chi prima chi dopo, di sposarsi. E iniziamo subito il nostro gioco presentando le coppie in gara questa sera. I primi a giocare con noi sono Jacopo, 28 anni, sogna di diventare insegnante, viene da Montelibretti in provincia di Roma. E Rita, 29 anni, collabora con una casa editrice e viene da Albano Laziale. Sono fidanzati da poco più di 2 anni e aspettano che almeno uno dei due abbia un lavoro stabile per sposarsi. Jacopo e Rita, buonasera, chi avete portato a fare il tifo per voi? I genitori di Rita, Brunella e Luigi, e mia madre Mariella e una mia amica che è Priscilla. Bene, mi raccomando, fate il tifo per i vostri beniamini che saranno sfidati da Francesco, 38 anni, odontotecnico, e viene da Caivano in provincia di Napoli, e Pinuccia, 37 anni, una coordinatrice di progetti sociali ed è di Palermo. Sono fidanzati da 8 anni e si sposeranno tra pochi mesi. Benvenuti Francesco e Pinuccia. Voi da chi avete deciso di farvi supportare questa sera? Sì, noi abbiamo portato mia sorella Anna e mia mamma Concetta, sì, una nostra zia e un nostro... Benissimo, benvenuti ai supporter. Allora cominciamo subito il nostro gioco che coinvolge il miglior gruppo musicale per matrimoni. Signore e signori, i Banda Larga! Se senti Banda Larga, se senti Banda Larga, poi ballerai, canterai. Ed è proprio vero, se senti Banda Larga, poi ballerai e canterai. E cominciamo subito a cantare insieme a loro con il gioco del papillon. È un gioco che è diviso in 3 manche. Nel corso di questa serata ascolteremo delle canzoni performate dal nostro gruppo. Dovrete indovinare una domanda che vi farò su queste canzoni. Potete vincere un papillon nelle prime 2 manche, 2 papillon. Quindi chi colleziona più papillon vince il punto per questo gioco. Banda Larga! Gira, gira il mondo, gira il mondo e giro te. Mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina, d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino. Calda come il pane, ombra sotto un pino, come un passaporto con la foto di un bambino. Bella come un tondo, grande come il mondo, calda di scirocco e fresca come tramontana. Tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre t'allontani stai con me forever. Grazie per avermi dedicato questa canzone. Sapevo che volevate proprio farmi un omaggio. Io sono confusa da questa gentilezza. Va bene, allora andiamo subito a farvi la domanda che riguarda questo. Giusto, scusate, ogni tanto mi va di celiare. Allora, risponde chi si prenota per primo, ma attenzione, perché se non mi fate finire di elaborare tutta la domanda, la palla passa all'avversario. Allora, la domanda è: la canzone era bella di Jovanotti e questa canzone è stata inserita nella colonna sonora di un film di Leonardo Pieraccioni. Quale? Una moglie bellissima, il ciclone o fuochi d'artificio? E si prenota Jacopo. Una moglie bellissima. Giustamente bella, una moglie bellissima. Vediamo. È proprio Una moglie bellissima, il film di Pieraccioni, della cui colonna sonora fa parte questa canzone? Mi
Mi dispiace Jacopo. E allora, Pinuccio e Francesco, secondo voi potete scegliere tra le altre due opzioni, il ciclone o fuochi d'artificio? Proviamo fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. Potrebbe essere proprio fuochi d'artificio, nonostante nel ciclone lui si innamori di una bella danzatrice. Vediamo, fuochi d'artificio. È proprio fuochi d'artificio. Max, per favore, regala il primo papillon meritatissimo alla nostra coppia di Pinuccio e Francesco. Allora passate in leggerissimo vantaggio perché era proprio fuochi d'artificio, film del 1997 di Pieraccioni. Bene, quindi siamo in leggero vantaggio, un papillon per Francesco e Pinuccio contro Jacopo e Rita. E noi, dovendo giocare questa sera, abbiamo bisogno di una giuria, e la giuria noi vogliamo sia composta da una coppia che il per sempre lo sperimenta concretamente nel quotidiano. Ma prima di far entrare gli ospiti di questa sera, io vorrei che ascoltassimo tutti insieme una bella frase di Papa Francesco. La Santa Famiglia di Nazareth sa bene che cosa significa una porta aperta o una porta chiusa. Per chi aspetta un figlio, per chi non ha riparo, per chi deve scampare al pericolo. Le famiglie cristiane facciano della loro soglia di casa un piccolo grande segno della porta della misericordia e dell'accoglienza di Dio. Ed è proprio sicuramente di accoglienza che parleremo questa sera con la nostra coppia per sempre. Fabio Cento e Giulia Ceccarelli. Benvenuti, accomodatevi al divano. Benvenuto Fabio, prego. Buonasera amici. Io sono molto felice di avervi qui con noi questa sera perché avete una storia bellissima, una storia che veramente vede l'accoglienza come fulcro del vostro quotidiano. Quando vi siete conosciuti? Come è accaduto? Iniziamo proprio dal principio. Vai. Allora, ci siamo conosciuti nel 2004 e eravamo a Montesilvano. Eravamo molto più piccoli di ora e entrambi fidanzati. Separatamente, chiaramente, ed è stato un po', sì, un colpo di fulmine più o meno, nel senso che abbiamo capito, ecco, che le storie che avevamo alle spalle non andavano proprio in linea con i nostri desideri, mentre conoscendoci abbiamo visto che condividevamo aspetto importante. Sì, molte più cose. Eravamo però al convegno missionario nazionale, quindi c'era già una base di... Però c'è stata una settimana, subito dopo questo primo incontro, che ha sconvolto un po' la vita di tutti. Una settimana difficile, ma nella quale si è rivelato per quello che era veramente Fabio. Sì, perché proprio mentre eravamo a Montesilvano ho ricevuto la telefonata che mio padre era entrato in coma per via di una malattia. E niente, lui ha saputo, ecco, diciamo così, starmi accanto nel modo giusto, cioè era quello di cui avevo bisogno. E però insomma lì per lì sembrava finita lì, Montesilvano, no? Un'esperienza wow, bella, sì, ho capito tante cose, però finisce lì. Mentre tornando a casa, poi mio padre è morto dopo 3 giorni e lui è venuto a trovarmi dopo più o meno una settimana. È venuto su per un caffè che è durato una settimana, appunto. È stato un po' lungo. Questa famosa settimana. È da lì che poi, sì. Avete capito che eravate fatti l'uno per l'altra e vi siete fidanzati a distanza inizialmente, con tanta fatica, no? Sì, io andavo, facevo in su e in giù. Su e giù per andare a trovarla. Sì. Perché tu eri a Piombino, già, e tu invece? Io ero a Gioia Tauro. A Gioia Tauro, una roba, una distanza minima da coprire. 12 ore di treno ogni... Però poi finalmente avete iniziato a lavorare nello stesso posto e avete deciso di vivere insieme. Sì. Una convivenza. Esatto, sì. Noi abbiamo iniziato questa convivenza per... Per disperazione, io direi. Per disperazione, nel senso che... Ma soprattutto perché non era senz'altro una prova. Cioè, nel senso, io e lei, dopo un anno, in sostanza, dopo un anno e mezzo, sentivamo e sapevamo che era il nostro per sempre. Poi il tempo ce l'avrebbe detto, però al di là del fatto che ancora non ci eravamo sposati, era
il nostro per sempre, quindi era l'ora di vivere insieme. Cioè, siete entrati nella convivenza già con l'intenzione di essere sposati. Era più una convenienza pratica, ecco, pratica, diciamo così. Cioè, non dire ma proviamo, poi eventualmente ci sposeremo, no. Ma proprio ci conveniva, ecco. Infatti poi vi siete sposati e appena sposati avete poi avuto, dopo 2 anni, un bambino bellissimo, Ismaele, e con questo bambino siete partiti per il Mozambico perché voi sentite molto forte nel vostro cuore il desiderio di andare in missione e di spendervi per gli altri. Avete fatto una vita avventurosissima con tantissime cose e tornati in Italia avete avuto il desiderio di continuare a vivere in quella modalità. E che avete fatto? A parte avere avuto altri 2 bambini bellissimi, Zoe e Isacco, ma poi avete vissuto casa vostra come un luogo di missione. Che succede a casa vostra ogni giorno? Noi praticamente siamo una, chiamiamola casa famiglia, fra virgolette, diciamo una comunità di accoglienza, dove spinti da una cosa, ci tengo a precisare una cosa, cioè noi non viviamo per l'accoglienza, ma facciamo accoglienza spinti dal Vangelo. Cioè da questa condivisione della parola, è dove ogni giorno da noi, noi viviamo con altre donne, in questo momento con i loro figli, o donne in attesa del loro figlio, che attraversano noi un momento di difficoltà di vario genere, provengono da tutte estrazioni diverse, italiane, non italiane, straniere e così via. E condividiamo la quotidianità della vita tentando di accompagnarle per poi ricostruire questo loro cammino. E in quanti vi mettete a tavola ogni giorno? Allora, c'è stato un periodo in cui ci mettevamo in 21 quasi. 21? Ora siamo, diciamo, più o meno 10, 11, quindi il numero varia anche da chi ci viene a trovare. A seconda del periodo, però casa vostra è sempre aperta. E la mia domanda è, ma chi ve lo fa fare? Avete anche 3 figli, avete tanto... penso anche nella gestione del vostro quotidiano più intimo delle difficoltà, perché poi avete cominciato a lavorare, c'è una sartoria che va avanti, collaborate. È nata, cioè la sartoria è proprio nata in funzione di questa scelta, ecco, cioè nella sartoria la mattina collaborano anche le donne. Ma qual è il motore, il cuore di tutto questo? Io credo sia la fede, principalmente. Cioè noi crediamo fermamente, ora soprattutto in questo periodo storico, chiamiamolo come ci pare, che serve moltiplicare amore, ecco, non dividere, cioè non scegliere chi aiutare, ma moltiplicarlo per tutti quelli che hanno bisogno, ecco, quindi... Bene, allora voi incarnate sicuramente per noi un per sempre pieno di bellezza e vi chiediamo questa sera, con la vostra esperienza, la vostra storia, di fare da giudici, da giuria per i nostri fidanzati, e quindi vi chiederemo di intervenire e dare dei punti. Quindi occhio, attenzione, iniziamo subito con Sport in Casa! Carissimi i miei fidanzati, cominciate a tremare, avete visto intanto l'oggetto, lo strumento di tortura che hanno portato. Sapete che nelle famiglie c'è sempre qualche disciplina estrema nella quale dover dare il meglio di sé, ma questo passa dall'asciugatura dei pavimenti, dei piatti, lavaggio vetri, stendere i panni nel minor tempo possibile, accudire bambini piccoli, insomma ne abbiamo fatte diverse. Questa sera noi vogliamo che voi montiate per noi insieme, diciamo, quindi la prova si svolge in contemporanea, in 3 minuti, a meno che io non voglia darvi del tempo supplementare, un comodino. Ma siccome noi siamo buoni, vogliamo farvi vedere un tutorial nel quale il nostro Giacomo Visco Comandini vi fornirà le istruzioni per montare questo comodino. Guardate bene il nostro monitor. No?
avete capito tutto. Vi rammento di stare molto attenti perché i nostri giudici assegneranno questi primi due punti a disposizione e valuteranno se voi sarete stati collaborativi, se avrete fatto un gioco di squadra, se insomma non solo sarete stati bravi o veloci, ma anche è il modo in cui monterete questo comodino. Allora io vi chiedo di avvicinarvi al nostro tavolo, al mio via inizierà lo scorrere del tempo, avete 3 minuti, vi ricordo, 3, 2, 1, via! Allora, io tu sei molto pratico. Li vedo, ecco, dividono il lavoro, le due squadre autonomamente cominciano a cercare di capire che cosa vada montato per primo. Vedo che le ragazze fanno un po' da direttore dei lavori. Mi sembra che Pinuccia per il momento tenti di passare senza farle cadere le viti e la brucola al suo fidanzato. Di là mi sa che sono partiti dal centro, no, sono partite entrambe le squadre cercando di mettere il piano centrale del comodino, che è un comodino che io stessa ho montato in poco meno di 4 ore e mezzo. E adesso noi pretendiamo che loro lo montino. Ma io ero da sola, eh? Io ero da sola. Voi invece in coppia, il segreto è che uno tenga fermo l'oggetto, perché quelle viti, lo so, infatti cadono le brucole, sono talmente corte che una volta che si è indovinato l'inserto nel quale avvitarle, loro scappano via, che è una bellezza, perché sono delle viti un po' discole. Ecco, l'importante è capire da che parte vanno i piedi e da che parte va la testa del piede, della zampa del tavolino, che dovrà ospitare nel suo incavo non un solo ripiano, ma ben due. E il problema è che tu metti uno dei piedi e il ripiano si catapulta dall'altra parte, e far coincidere il buco del ripiano col buco che sta sulla zampa del tavolino è difficilissimo. Però l'avvitatore provetto è Francesco, nella squadra di Pinuccia è Francesco. Vedo Jacopo in difficoltà, rimane 1 minuto, ragazzi, cominciate ad andare veloce, bisognerà che almeno uno dei due tavolini sia in piedi alla fine della nostra gara, che sta durando 3 minuti infiniti, interminabili, soprattutto per me che devo fare la telecronaca, che ho mangiato non so quante acciughe per tenere viva la voce come le cantanti liriche. Infatti c'ho pure una sete incredibile, sto faticando io, perché memore della fatica incredibile che ho fatto. No, non potete capire, Francesco avvitava senza guardare, guardava me e avvitava la brucola con un savoir-faire, una tranquillità, perché il segreto per montare bene questi disgraziatissimi comodini è non perdere mai la calma, perché quando cominciano a sudare le mani, cominciano a tremarti le dita, è lì che si vede la vera verba del montatore di comodini. 3, 2, 1... Io temo che purtroppo la gara, lasciatelo stare così, fate finta di niente, andatevi a sedere al vostro posto, andate. Adesso io voglio chiedere ai miei giudici di accomodarsi al tavolo per verificare un po' l'operato. Avete ben guardato dalla vostra postazione come se la sono cavata. Accomodatevi pure, guardate che opera d'arte, di arte contemporanea. Potrebbe stare in piedi da solo questo, forse così. Siamo un aiutino. Ecco, forse così potrebbe servire come portafotografie, perché è la destinazione alternativa degli oggetti, la vera capacità. Va bene. Vogliamo tornare non toccarlo, che poi crolla pure quello, abbiamo fatto una bruttissima figura, accomodiamo. Facciamo finta che quello
grazie, solidissimo. Allora, io direi che siamo pronti per assegnare il voto. Avete valutato? Vi siete... Io raggiungo la mia postazione perché io da lì assegno i voti. Vorrei fare un po' di suspense. Allora, carissimi amici, coppia per sempre. A chi vogliamo regalare meritatamente, meritatamente, a chi vogliamo dare questi due meritatissimi primi punti del gioco sport in casa? Francesco e Pinuccia. Francesco e Pinuccia. Sinceramente, ragazzi, cioè, proprio indifendibili. Vabbè, dai, andiamo avanti, non vi preoccupate. Abbiamo soltanto due punti e un papillon a favore dei vostri avversari. Quindi, Jacopo e Rita, ci sono ancora tantissimi punti da poter vincere. E lo facciamo questa sera con un collegamento che anche questa sera... No, perché è una cosa serissima. Dove sei? Sei là. È un collegamento in esclusiva che noi abbiamo questa sera per voi con l'Università del New Mexico, con Santa Fe. Ci aspetta la dottoressa Facios. Dottoressa! Buonasera! Buonasera, dottoressa, che bel foulard, mi sente? Dottoressa, pronto? Ma sto Skype? Hola Beatriz, io sono molto contenta di questo collegamento contigo con Televisione Italiana. Bene, anche noi, dottoressa, soltanto che anche questo sfondo è un po' simile a quello delle altre università, ma perché è sempre lo stesso? Sfortunatamente si obbligano a tenere lo stesso sfondo anche se siamo a Santa Fe di fronte allo Scaribes, è l'università americana maldita. Ah, sorvoliamo, professoressa, che è meglio, ma ci vuole parlare un po' della sua ricerca? Come no? Già ho trovato la soluzione per todos las copias de los mundos. Sì. E per lo mio metodo mi sono ispirata a grande scienziata italiana, Raffaella Carrà. Vabbè, Raffaella Carrà è una grande artista, ma con la scienza che c'entra? C'entra e come Raffaella c'entra con todos. E todo il mio metodo è tutto impiantato su Raffaella. Vabbè, in che cosa consiste, professoressa, questo metodo? Por la mañana, sì. Cada 5 minuti tu devi ballar tuca tuca con la mano che anda da per todos. E la notte è molto importante integrare tutta la famiglia entro la coppia. Cada 5 minuti un nuovo parente entra nella casa e comincia a ballar cantando caramba e fa molto, facendo molto rumore. E così le coppie sono felici, quindi questo dice la sua ricerca? Chi sa, io sono single, non sono casata. Ah. Ma tu ce l'hai un amico che mi deve presentare, un amico di Trieste, Beatrice. Perché di Trieste, scusi, non ho capito? Ma certo, certamente, perché così già sto sicura. Come è bello fare l'amore da Trieste in giro. Vabbè, grazie, professoressa, stacca sto collegamento, per favore, è sempre peggio. Adios, Beatrice. Adios, adios, sempre peggio. C'hanno una faccia da schiaffi, queste professoresse, si assomigliano tutte, non solo si assomigliano le stanze, ma pure loro. Io penso veramente che queste siano delle bufale e penso proprio che noi bisogna proprio che ci alleniamo a capire quando queste ricerche dicano la verità e quando invece ci propinino delle grandi fandonie. E facciamolo quindi adesso con il gioco del vero o falso. Scusate, io ho dato credito a chi mi aveva proposto questi collegamenti speciali, ma adesso invece questo gioco ci propone una ricerca autentica, fatta in una vera università. Io vi farò proprio una domanda riguardo ad una ricerca che è stata fatta nella Università di Melbourne. E la domanda è questa. Risponde chi si prenota per primo? Fatemi dire tutte e tre le opzioni, altrimenti la possibilità di rispondere va agli avversari. Secondo una ricerca australiana per la precisione nella Melbourne University, pare che le coppie che si sposano il giorno di San Valentino abbiano più probabilità di essere felici, avere molti figli, divorziare. Chi si prenota? Oh, Francesco, era un po' indeciso. Sì. E però si consultano, sì. Datemi la risposta.
Allora, non perché conosciamo la ricerca di cui parlavi, ma diciamo andiamo per paradosso, quindi divorziare. Le coppie che si sposano il giorno di San Valentino hanno più possibilità di divorziare, mi dici? Sarà proprio questa la risposta giusta? Ed è proprio così e continuano a volare verso un punteggio alto, siamo 3-0, è proprio quello che dice questa incredibile, perché se tu ti sposi in una data che è facilmente ricordabile, che è memorabile, tu effettivamente dai troppa importanza. Volevo chiedere scusate ai miei amici giudici, coppia per sempre, che cosa pensate voi di questa cosa? È vero? Cioè, alla fine cosa conta veramente nel concreto in una coppia? Ciò che conta veramente è, credo, la sintonia. È una cosa probabilmente fondamentale che non è facile da assumere, però è la sincerità di sentimenti l'uno con l'altro. Quindi sincerità. Tutto questo romanticismo che ruota intorno a tutte queste cose, San Valentino. Lascia il tempo che trova. Lascia il tempo che trova. San Valentino. Beh, io a San Valentino per due volte ho saputo di aspettare i figli. Quindi... Ah, quindi comunque leghiamo questa bellissima ricorrenza. Va bene, allora, ci sono ancora tantissimi punti da segnare, tantissime cose da scoprire, racconti da fare, giochi da giocare. Lo faremo dopo la pubblicità, ma rimanete con noi perché vi porterò a esplorare il quotidiano e l'intimo di una coppia conosciutissima. Lui è un conduttore, autore bravissimo, Roberto Giacobbo, e quindi rimanete con noi perché dopo giocheremo anche con la coppia dei coniugi Giacobbo. A tra poco. Per sempre, prima di riprendere la gara, ci terrei a dire che in questo gioco non perde nessuno, ma vinciamo tutti, soprattutto i nostri fidanzati che vincono la possibilità di allenarsi a questo meraviglioso gioco del per sempre. Nella prima parte della nostra gara abbiamo visto Francesco e Pinuccia battere proprio in un modo quasi crudele i loro avversari Jacopo e Rita, e siamo sul 3-0, ma c'è ancora tanto da fare. E soprattutto con il prossimo gioco. Come sapete, durante la preparazione del programma, io sono andata un po' in giro ad intervistare delle coppie di personaggi noti dello sport, dello spettacolo, del cinema, della televisione, del giornalismo. E questa sera vi farò ascoltare un'intervista molto bella fatta ad una coppia, i coniugi Giacobbo. Vorrei dire ai miei gentili fidanzati di stare molto attenti, perché dopo giocheremo, io vi farò una domanda con l'intervista di Bea. Irene Bellini, Roberto Giacobbo, sposati da quanti anni? 25. Irene è stata spesso dietro le quinte dei programmi di Roberto. Come è cominciata questa bellissima storia d'amore? Una sera, eravamo tutti ragazzi, tutti giovani, decidiamo di fare una cena a casa di uno dei nostri amici. Sento bussare alla porta e una ragazza con una bottiglia in mano apre e dice: sono in ritardo? E ho la prima immagine di lei, so esattamente la prima volta che l'ho vista. Ero molto triste, quella sera era il giorno del primo anniversario della morte di mio nonno, ero molto legata a mio nonno. E aver conosciuto Roberto in quella sera per me è stato come un suo regalo. E lei è arrivata in ritardo a questa cena e si è seduta di fianco a me. E da lì 8 mesi di fiori, comunque è stato un fidanzamento lungo. Poi lui ti ha chiesto proprio ufficialmente di sposarlo? Come no? Come l'hai fatto? L'ho fatto mettendomi di fronte alla porta d'uscita della casa, così non poteva scappare. E io guardavo ovunque e dicevo: che bello, però non me l'aspettavo in quel momento, no? Ci sono dei momenti in cui magari ti aspetti qualche cosa, in quel momento non me l'aspettavo. E che cosa hai fatto? Ti sei messo davanti alla porta, ma ti sei messo in ginocchio, gli hai regalato un anello? Queste sono cose nostre. Come no? Noi vogliamo saperlo, anche per dare un po' di idea ai nostri giovani fidanzati. La vita è fatta anche di misteri.
E dalla vostra fusione, dal vostro equilibrio, sono nate tre splendide figlie, tutte femmine. Tu sei un sultano in questo programma migliore che abbiamo mai fatto. Ecco, la cosa che abbiamo voluto fare è farle vicine, in modo tale che loro potessero parlare tra di loro. E devo dire che è una grande... abbiamo indovinato, perché, come dire, figli si nasce e genitori si diventano, quindi bisogna lavorarci per capire quello che devi fare. E aver fatto tre figlie in 4 anni, adesso sono tre donne coetanee, no? Che si sostengono e sono una forza, si completano. Ricordo ancora quel giorno, eravamo al telefono e lei mi dice: allora devi prendere il pane, il latte, i pannolini, le solite cose, No, ne ho ancora mezzo pacco e Margherita non li mette più. E noi abbiamo capito che era finito un'era. Però qualcosa ti porti dietro, perché noi comunque usiamo sempre i pannetti, quelli umidificati, quelli per bambini, tutto che puliscono qualsiasi cosa. Abbiamo capito. Se puliscono bene i bambini, non li irritano, possono pulire qualunque cosa. Per tutte e tre i parti, tra prima, durante e dopo, ho fatto 2 mesi di maternità. Cioè, il secondo giorno dal parto di Giovanna, la seconda figlia, Roberto mi ha riportato il computer in clinica e ho ricominciato a scrivere. Ma non per cattiveria, me l'ha chiesto. Perché lo volevo io. E sono stata fortunata, perché poi le bambine sono state brave, nel senso che per me avevano comunque la priorità, ovviamente. Ma questa nascita di queste figlie tutte insieme praticamente ha provocato uno scossone nella vostra vita di coppia o invece è stato tutto molto naturale? No, perché bisogna fare una piccola attenzione. Nel momento in cui, fai conto, la bambina più piccola piangeva, non correvamo subito da lei trascurando le altre, chiedevamo a quella più grande: secondo te cosa ha? È una domanda che dura 3 secondi, non fa arrivare in ritardo su un pianto magari di capriccio. E questo rapporto continuamente di fusione, sempre legato, sempre parlato, ci porta a parlare moltissimo. E quando noi siamo a tavola la sera, la cena comincia alle 8 ma può finire alle 10 e parlano delle loro cose e poi hanno i tempi giusti e io sto lì e li ascolto e poi scherziamo e parliamo, e quindi è una cena come se fossimo al ristorante. E quando torna a casa, poi com'è la vostra quotidianità? Vi dividete i compiti? A me piace molto la manualità. Dentro casa, con 5 persone che ci vivono, c'è sempre qualcosa da fare. Magari riparo il televisore, magari porto giù il cane, faccio anche quello che c'è da fare. Ogni volta che parte lui, tutte le cose elettriche si fermano. Come hai fatto ad essere comunque un padre presente? Grazie a lei. Ti faccio un esempio. Margherita si innamora, va a scuola e si innamora dell'epica perché c'era un libro a fumetti che raccontava le gesta dell'Odissea, dell'Iliade. Arriva a casa e dice: mamma, oggi ho trovato un libro bellissimo, ho scoperto l'epica. Lei cosa fa? Margherita stava a casa, va a comprare di nascosto questo libro, lo impacchetta. Io ero in Australia. Margherita va a letto e sul comodino trova il libro impacchettato, lo apre, fa: e questo te lo manda papà. Ci vuole poco. Sì. Ci vuole poco. Siete gelosi l'uno dell'altra? Ma certo. E come manifestate questa gelosia? Costantemente. Con l'attenzione, ma poi c'è la fiducia. L'attenzione. Tu hai idea di che vita farei io se fossi una di quelle gelosissime? Roberto ha voglia di tornare a casa appena finisce di girare, e questa è la conferma migliore che ci sia, insomma, se hai voglia di stare con te piuttosto che stare in giro così, insomma, qualcosa vorrà dire, no? Un consiglio che dareste a 2 giovani fidanzati che hanno l'intenzione di sposarsi? Se non ridete insieme Non funziona. E parlatevi anche delle cose stupide. Quando i bambini piccoli si corre il rischio di parlare solo e sempre dei bambini. Invece devi avere la forza, con 3 bambini piccoli, di dire come stai. Sì. Non come stanno le bambine, hanno mangiato. Come stai tu? Cosa hai fatto oggi? 10 minuti. Ricordarsi che senza quella coppia tutto il resto non ci sarebbe stato. Scoperta, essere riusciti ad intrufolarsi nel mistero del quotidiano del dottor Giacobbo. Però certe cose niente, non me l'ha voluto dire. Adesso giochiamo. Potete prenotarvi solo dopo che vi ho
detto tutte e tre le opzioni che prevede questa domanda. Allora, noi siamo andati a chiedere alle coppie che abbiamo intervistato quale fosse l'ingrediente del per sempre della loro storia, e lo abbiamo chiesto anche ai coniugi di Giacobbo. L'ingrediente del per sempre di Roberto Giacobbo e René Bellini è un messaggio in codice che lui dedica a lei in ogni sua trasmissione. Di cosa si tratta? Usa almeno una musica di Vincenzo Bellini come colonna sonora dei servizi, perché Bellini è il cognome di sua moglie. Giocherella con la fede. Indossa solo cravatte regalate da lei il giorno del loro anniversario. Chi si prenota? Di nuovo Pinuccia. Sì, io provo Giocherella con la fede. Giocherella con la fede? Sì. Tu guardi i programmi di Giacobbo? Hai notato questa sua particolarità? No, al contrario, non ho notato le cravatte, perché a volte va in cunicoli particolari. Forse non l'avrei dovuto dire, perché se ho sbagliato. Comunque, quindi ho notato che... Perché Vincenzo Bellini proprio la... Non l'avrei riconosciuto, devo dire, la musica. Quindi... Ed è la fede l'oggetto che tocca Giacobbo per mandare un messaggio in codice a sua moglie durante le sue trasmissioni? C'è una cosa che è un gesto che Roberto fa sempre. Basta vedere nei suoi programmi, si tocca spessissimo la fede. Ed è un ricordarci reciprocamente il nostro impegno e il nostro rispetto reciproco. Questa è una cosa che sappiamo molto. E siamo arrivati ad un tremendo 4-0. Però i punti sono tanti, poi abbiamo il gioco del per sempre. Adesso andiamo a disputare il gioco del passo a due. Adesso ci divertiremo, tanto che voi cari giudici Coppia per Sempre potrete assegnare questi due punti non tanto a chi ballerà meglio, ma a chi saprà divertirsi facendoci divertire. E accade questo: durante la vita di una coppia felice e anche, insomma, con dei problemi, arrivano delle inaspettate situazioni nelle quali, soprattutto quando ci sono dei bambini, bisogna comunque mantenere un tono di serenità, cercare di mantenere la calma, insomma, finché si è in ballo bisogna ballare. Allora io pregherei il nostro caro Max di preparare le nostre coppie. Inizierà la coppia che è in vantaggio e dovranno disputare due manche, danzando in una un ballo di coppia e nell'altra una danza più movimentata. Complicato tutto questo dal fatto che a vicenda, insomma, saranno impediti da una benda e da un paio di cuffie antirumore. Prima lui, poi lei e viceversa. Ma la prima manche sarà complicata ulteriormente questa volta dal fatto che dovrete tenere tra le vostre labbra una mela. Potete morderla, potete baciarla, potete sfiorarla, potete mangiarla, ma non fatela cadere. 1, 2, 3, via la musica! Ed ecco che ballano abbracciati, abbarbicati, ma anche un po' movimentando la danza. Senta, aia, non vi potete aiutare, vabbè, vi aiutate con le mani. Dovete ballare senza far cadere quella mela, che potete anche tenere. Dove vai che lo lasci lì da solo? È un ballo di coppie. Guarda un po' come fa, si mangia la mela e lascia il fidanzato, non si fa così. Bene, bene, bene. La musica è finita, lui non sente, ma tu sì, Pinuccia, niente, ci ha preso gusto, è proprio il caso di dirlo. Accomodatevi. Nel frattempo voi prendete appunti, perché dovete, a vostro insindacabile giudizio, assegnare questi due punti che potrebbero in qualche modo salvare un po' l'andamento della gara di Jacopo e Rita, che si apprestano. Addentate bene la mela, abbracciatevi forte. 1, 2, 3, via! È un ballo di coppie, ecco, vedo che lui comincia un po' a tirare fuori le mani, a lei gli viene da ridere e quindi questa mela diventerà
tipo succo di mela, anche un po', come dire, morsicata, ciancicata. Guarda, guarda, lui ormai è sicuro di sé. Ha deciso che questa gara deve vincerla lui e conduce la sua bella con e senza mani. Un applauso. Finalmente, Jacopo, staccati, la musica è finita. No, io divento uno scaricatore di porto in questi... Accomodatevi, ragazzi, prego, recupero... Recupero il mio aplomb e devo dire che ce la sta mettendo tutta. In questa seconda manche che disputeranno, dovranno non soltanto ballare schiena contro schiena, ma con un elastico che li... non ho capito... Come li volete mettere? A capasotto? Con la verticale? Ah, ecco... Metteranno entrambi un piede dentro un elastico, sollevate il piedino, grazie, e dovranno ballare questa danza movimentata attaccati per una gamba. Uno, due, tre, via! Dovete cercare di staccare... Aha, I like it, no, ma ballate però, non è avanti e dietro, è Francesco! Tu non vedi e lei non sente, cerca di mandarti dei segnali. Lei ride, oh, pure, addirittura, hanno fatto anche la pirouette, mi sembra proprio di vederli super lanciatissimi, però non vale, questo elastico è troppo elastico, va bene, accomodatevi, grazie, siete stati brevissimi, toglietevi l'elastico magari prima di inciampare. Bravissimi! Ed è il momento dei nostri Jacopo e Rita, che hanno potuto approfittare nell'aver visto i loro avversari ballare in questo modo un po'. Secondo me i miei autori la notte non dormono, perché poi dopo gli vengono in mente queste cose. Ma quando se l'è sognata? Uno, due, tre, via! Before you go, go! Cercate di spostarvi anche, di mettere, non la spingere. Potete anche muovere il piede e sganciarvi dall'elastico. Adesso, oh, finalmente hanno guadagnato. Lui fa anche un passetto con i piedi. No, vabbè, non c'è gara. Questa volta credo proprio di non influenzare la giuria dicendo che veramente Jacopo ha delle doti da ballerino che erano rimaste nascoste. Adesso puoi rimetterle lì dove erano nascoste, ma per noi va bene così. Grazie, accomodatevi! Se mai un giorno venga in mente ai miei autori di farmi ballare, spero che nessuno voglia vendicarsi di ciò che dico durante queste gare. Allora, voi avete valutato, avete preso appunti. Allora, siete pronti? A chi vogliamo dare i due punti del passo a due, a Francesca, Francesco e Pinuccia o Jacopo e Rita? Io direi che non c'è stata gara, Jacopo e Rita. Jacopo e Rita! Prima di dare la situazione a casa, perché finalmente stanno rimontando, siamo 4-2, va bene, Francesco e Pinuccia, non lo so perché oggi proprio voglio cambiare così. Francesco e Pinuccia, 4, Jacopo e Rita 2. Voglio chiedere a voi, ma voi sapete ballare? No. No? Beh, lei sì, io non sono Jacopo, diciamo. Ah, ecco. Però... mi sembra che tu sia capace, stanto a quello che ci ha raccontato anche Giulia, di mantenere un clima di serenità, di equilibrio anche nei momenti difficili, no? Nella vostra famiglia, è vero? C'è un aspetto che sì, riusciamo, diciamo, nei momenti di fatica, li voglio chiamare, più che momenti difficili, momenti di fatica, riusciamo a superarli anche grazie forse ad un po' di leggerezza, no? Che ci riesce a buttare, ci dà la possibilità di buttare sto cuore oltre l'ostacolo. Una risata davvero ci aiuta. Va bene, allora io sono pronta, vado alla mia postazione perché è il momento di continuare il nostro gioco. Vi ricordo che la situazione è 4-2
con un papillon assegnato alla coppia dei nostri fidanzati in vantaggio ed è proprio il momento di continuare il gioco dei papillon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and who adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Ma guarda come bravo a fare le occhiatine, loro ai matrimoni si divertono moltissimo quando suonano i banda larga. E questo era Fly Me to the Moon, che è stata portata al successo da Frank Sinatra, e la domanda che vi farò riguarda proprio questo enorme, sublime, meraviglioso cantante che aveva diversi soprannomi. Io adesso vi dirò tre soprannomi e voi dovrete dirmi quale di questi non è uno dei suoi soprannomi? Parliamo di Frank Sinatra. Scarface, Surprise, The Voice. E mentre Francesco parlava, e Jacopo si è prenotata, perdi dei secondi, va bene, Jacopo. Allora, sicuramente non è The Voice. No. Aspetta. Ne puoi dare una sola. Scarface. Secondo te Scarface non è uno dei soprannomi, cioè proprio gliela non piace, non ha fatto mai i quiz, Jacopo. Surprise. Quindi Jacopo dice Scarface. Hai indovinato? No, 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 non lo trattare male, adesso tutti possono sbagliare. Scusate un attimo, prima di andare avanti, supporter. Come li vedete questi fidanzati? I genitori di Rita, vero? No, sì, di Rita. Noi i genitori di Rita, sì. Come li vediamo? Ma bene, bene. Nella gara un po' così. Ma sì, c'è sempre speranza. Bravo! Guarda, vedo Francesco nel frattempo che faceva proprio così. Mentre io facevo le domande, Francesco era pronto, ha detto dai, dimmi, dimmi, devo rispondere. Puoi rispondere, è vero Francesco? Puoi scegliere tra Surprise e The Voice, quali di questi due non è un soprannome di Frank Sinatra? Possiamo chiedere l'aiuto? No! No? In questo gioco no, mi dispiace. Beh, The Voice è attribuitissimo a lui perché la voce è... Dico Surprise, non è... Oh! Ha detto Surprise. Che dite? Sarà proprio così? No, ma di cosa? È così? No. Allora, questa è quella canaglia del nostro autore. Max, grazie. Puoi regalare il secondo papillon ai nostri amici. Allora, io vorrei sapere... Sì, no, 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 ma... Un attimo soltanto, un attimo di silenzio. Di che cosa stavate discutendo? Se tutti avete sorriso dicendo sicuramente la risposta non è The Voice, perché The Voice lo sanno tutti che è un soprannome, perché lo rimproveravi? Aveva detto giusto? Sì. Comunque,
Adesso siamo a 2-0. La situazione è di 4-2 più 2 per i nostri Francesco e Pinuccia. E adesso allora guardate con molta attenzione la nostra fiction, perché poi giocheremo anche con loro, Filo e Cri. Non sono più incinta. Te l'avevo detto di fare il test. Diventare papà. Ma mi piacerebbe tantissimo. Cristina me lo sta chiedendo da sempre. Vuole fare un figlio subito. Te lo giuro, va bene, non farò un figlio subito. Non vuoi più avere un figlio? Ma stai scherzando? Mi hai mai sentito dire che non lo voglio? L'istinto materno ce l'hanno anche i futuri papà. Senti, io non capisco, ma non possiamo aspettare almeno un annetto, due, che ne so? Cioè, Chiara ha avuto un bambino, Marco sta per avere un bambino. A me tutto questo bombardamento di notizie sulla gravidanza mi mette ansia, capisci? Non vorrei che mi venissero gli attacchi di panico e sento che mi stanno già arrivando. Eccoli. Ma tu non devi dare retta a quello che dicono gli amici. Noi non possiamo scegliere se fare o non fare un bambino in base a quello che fanno gli amici. Senti, Filippo, è come con i ristoranti che non conosci, no? Prima di andarci leggi le recensioni dei clienti che ci sono stati. Ma è un bambino o una lasagna? Filippo, se Chiara mi dice che è un'esperienza terribile, io le credo. Ecco, ecco, un altro messaggio. Adesso sentirei con le tue orecchie. Cri, il bambino non dorme, piange sempre, non mangia. Cri, non lo fare, te ne pentirai, te ne pentirai. La vita è bella. Cri, il bambino è un angelo. Dorme, mangia, non piange mai. È una gioia infinita. Ah, lo devi fare anche tu, Cri, lo devi fare anche tu. Fallo, e fallo subito. E se sono gemelli, è meglio. Senti, io... prima questo figlio lo volevo tanto, adesso che lo vuoi anche tu non sono più così sicura. È che ognuno di noi si è fatto un film per conto suo. Prima tu sì e io no, poi tu sì e io forse, poi tu forse e io forse. Scusa, senti, io... Filippo, io c'ho già l'ansia, no? Se fai così mi viene pure la nausea, però. La nausea? Ma che sei incinta? Ma basta, basta! Ma lo vedi quanto sei asfissiante, sei assillante, sei ossessionato? Parli sempre solo di quello! Cioè, Filippo, tanto io lo so, tu vuoi fare un figlio soltanto perché lo fa Marco. No. Io me lo immagino le vostre conversazioni, guarda, t'ha convinto Marco, t'ha manipolato lui. E voi, quando vi parlerete, dite, sì, nascono insieme, così facciamo doppia tennis, padri contro figli. Ma che cosa stai dicendo, ma qua? Ma tu piuttosto, tu lo sai perché ti è venuta la strizza? Perché Chiara ti ha detto che ha la depressione post-partum? Non nominare quella cosa! La strizza a me, ma tu come ti permetti? Beh sì, mi permetto, sei tu che ti fai manipolare da Chiara, non io da Marco! Filippo, basta, mi stai facendo arrabbiare, ok? Non mi parlare più di figli, di gravidanze e di depressione! Mi sono sbagliata, io questo figlio non lo voglio! Sei arrabbiato? Io? No. Invece sì, sei arrabbiato. Lo sei tu che sei arrabbiata. Io per niente. Senti, l'hai detto tu, per scegliere il colore del soggiorno ci abbiamo messo 6 e adesso per decidere di fare un figlio lo facciamo così, cotto e mangiato. Ho sbagliato a insistere. Invece sono io adesso che insisto e tu che ti spaventi, insomma c'hai sempre ragione tu. Ma perché vuoi averla tu? Senti, facciamo una bella cosa, sospendiamo questa conversazione a data da definire, ok? Non ne parliamo più. No, no, invece parliamone. Sei sempre la solita egoista che pensa solo a se stessa. Io sono egoista, io, e allora tu che sei un prepotente? Senti, non ne parliamo più, ok? Che cosa avevo detto io? La situazione si fa abbastanza complicata per i nostri Filo e Cri e li troveremo dopo perché dovremo giocare con loro a Indovina il finale. Nel frattempo la nostra coppia per sempre, Fabio e Giulia, hanno raggiunto una postazione privilegiata, hanno indossato le cuffie, hanno un monitor perché non dovranno perdersi nulla di ciò che accadrà sul divano durante il gioco del Per Sempre. Siamo con voi che siete in vantaggio, Francesco e Pinuccia, siete fidanzati da 8 vi sposerete tra pochissimo. Max adesso ci porterà una scatola contenente degli oggetti, 4 che fanno parte un po', rappresentano il vostro passato, come vi siete conosciuti e anche rappresentano qualcosa che nel futuro dovrete magari affrontare. Noi parliamo seriamente del Per Sempre e lo facciamo giocando, però avete... del tempo a disposizione, c'è un gong che segnala la fine di questo tempo, quindi quando il gong suonerà io dovrò passare all'oggetto successivo. Cercate di essere sintetici ma capaci di raccontare il più possibile di voi, perché i nostri giudici ascoltano e
diranno, secondo il loro parere, se siete pronti per la vita matrimoniale o dovete allenarvi ancora un altro po'. Allora, iniziamo subito con un oggetto che riguarda te, Finuccia. Questa è una foto di Borgo Pio. Borgo Pio, sì. Che è un posto, il posto nel quale vi siete conosciuti a Roma. Ci vuoi raccontare? Sì, allora, erano 8 anni fa. Io e Francesco ci siamo conosciuti per caso all'interno di una casa famiglia in cui lavoravamo entrambi con che accoglieva persone con disabilità. Quindi ci siamo trovati come colleghi all'interno di quella casa famiglia e devo dire che quello è stato un momento fondamentale perché ho sentito che ciò che era diverso con Francesco era proprio fare del bene alle persone. Cioè, lavorando, quando ero in turno con Francesco, io stavo meglio, le persone che accoglievamo in casa famiglia erano più felici. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare. Dico, beh, ma cioè, mi piace stare con Francesco perché gli altri sono più felici. E poi da lì ovviamente mi faceva piacere se mi mandava il messaggio, se mi chiedeva di uscire, però in effetti il primo elemento è stato proprio il bene fatto insieme. Che bella questa cosa. E veniamo ad un oggetto per te, Francesco. Questo è un puzzle. È un puzzle che è un po' una metafora di ciò che tu hai detto e continui a ripetere, perché tu dici sempre che voi avete fatto anche un corso per fidanzati, che avevate una vita piena di tanti pezzi, di tante cose, ma non sapevate esattamente quale fosse il posto giusto. E poi l'avete capito? Sì, poi l'abbiamo capito, grazie anche al corso. E prima del corso noi avevamo tutti i pezzi del puzzle, non sapevamo come unirli, però sapevamo, almeno io. È stata la prima cosa. Io sapevo bene cosa c'era, insomma, da legare, e il corso ci ha aiutato tantissimo e anche tante altre cose che ci hanno aiutato. Quindi per voi è stato fondamentale prepararvi al matrimonio. Quanto è durato questo corso? È stato da gennaio a marzo, sono stati forse 15 incontri, ora di preciso non lo so. Noi in realtà siamo arrivati senza una data, noi non avevamo la data del matrimonio, la scelta è stata un frutto del corso. È stata un frutto. Allora, a proposito di matrimonio, è vero che ti prende l'ansia se tu vedi il tableau? Sì, mi prende l'ansia, intanto perché lo stiamo organizzando in tre mesi e quindi c'è tutto un mondo organizzativo di cui non ero a conoscenza. E poi mi viene l'ansia perché occorre organizzare i tavoli, capire chi si siede con chi per poter far stare tutti al loro agio. Quindi, però abbiamo trovato il tema, cioè? Il tema del tableau. Qual è? Quello dei monumenti? I monumenti insoliti di Roma. Quindi i tavoli insoliti, avranno il nome di monumenti. Attenzione a non mettere anche la tomba di Nerone, se no. Mettiamo la fontana della zuppiera, il cuore di Nerone e altri. Che bella cosa. Sì, ma è vero che lui ti deve aiutare a fare questa cosa. In questo periodo qua mi sono un po' assentato, però devo tornare sulla barca per aiutarla. Perché lei le prende proprio l'ansia. Sì. No? Sì, l'ho lasciata un po' da sola in questo periodo, però devo ritornare. Sì. E allora l'hai lasciata da sola perché anche tu sei un po' un lupo solitario? È vero? Questo riguarda proprio te? Sì. Che non condivido troppo, forse. Che sei un po' taciturno, a volte ombroso. Sì. È vero? Sì, è vero. È vero e cercherò di cambiare. È vero, no. Non è per forza. Non è, infatti. Non mi sembra che per lei sia un problema, vero? Adesso no, devo dire. All'inizio un po' ho faticato perché in effetti siamo due mondi completamente diversi a livello proprio di livello di espressività, però adesso no, cioè lui è così, è speciale così, è una parte del suo carattere, della sua caratteristica. Lasciamo che non stare Marte e Venere, che lui, la donna parla sempre, invece non... Cosa ti dice? L'uomo viene da Marte, la donna da Venere, insomma... A lei te lo dice ogni tanto? Ogni tanto citiamo, sì,
facciamo riferimento proprio perché ci ha aiutato a capire che un maschio è maschio, la femmina è femmina, un pochino. Quindi, così, insomma, non un po' si diverso. Può pretendere, no, assolutamente. È un creeremmo un grave, una grande ferita nell'altro. Ragazzi, grazie, potete accomodarvi alla vostra postazione, mentre la coppia antagonista prenderà il posto dei nostri giovani amici e Max ci porterà la scatola che riguarda loro. Chiedo ai miei giudici, cari Coppia per Sempre, belli attenti, state prendendo appunti perché dopo anch'io interrogherò voi. Ecco, mi fa molto piacere. Grazie Max, grazie mille. Allora, Jacopo, Rita, questa è la vostra occasione perché il gioco del per sempre regala ben 5 punti che poi potranno fare la differenza, no? Visto che avete cominciato la vostra rimonta. Allora, iniziamo subito con un oggetto che è per te. Vorrei che mi parlassi tu, avete capito come funziona? È un quaderno di appunti di letteratura italiana del corso della professoressa Bernardini. Perché? Dice tanto perché tutto è iniziato da lì, molto casualmente. Noi frequentavamo la stessa facoltà e per una serie di eventi io mi sono ritrovata a frequentare questo corso che per me non era curriculare, quindi avevo perso i primi giorni. E così, arrivando in anticipo... Stranamente, perché lei... Un po' ritardataria. E così, per chiedere cosa avessero fatto durante le prime lezioni, ho chiesto a lui in modo del tutto casuale. In maniera molto subdola, per attaccare il bottone da subito. Ah, tu dici che era già intenzionata qualcosa? Era un modo per attaccare il bottone? È vero? Sì. No. No. Una mia profonda casuale convinzione. Ti stavo semplicemente chiedendo un'informazione, no? Un'informazione, questo. Perché? No, dico, perché tu pensi che lei era già interessata? No, per scherzare, perché giochiamo sempre su questo. No, in realtà ci siamo... Io ho visto che era una bellissima ragazza, ho cercato di... Il contrario. È proprio il contrario, sta svelando l'intenzione. E infatti... Infatti lui ha iniziato subito a girare come un pazzo per la corda anulare con una macchina sempre sintonizzata su radio con musica italiana, giusto? Sì. E avanti, perché voi abitate... A 70 chilometri di distanza. Agli estremi del raccordo. Proprio, o lo prendi da una parte o lo prendi dall'altra, te lo devi fare tutto quanto. E dimmi un po', come è iniziata? Cioè, lei ti ha chiesto questa informazione, avete cominciato a frequentarvi, sì. Ti è piaciuta subito? Sì. Sì, noi, in realtà non ci siamo iniziati a frequentare dopo perché, qualche mese. Sì, dopo molti 4-5 mesi, perché io venivo da una storia un po' turbolenta, l'avevo appena finita e non volevo subito tuffarmi in un'altra storia. E poi abbiamo visto, e questa cosa ci ha colpito, che avevamo un sentire religioso comune, un'esperienza di fede in comune, e questo ci è strano all'università come... che è invece un ambiente... Perché sempre il primo giorno, non so se ce l'hai ancora oggi, lui chiedeva, facendomi vedere gli appunti, io ho notato i braccialetti della GMG con cui eravamo stati l'estate prima. Ah, e quindi eravate la stessa GMG ma non vi eravate incontrati? Esattamente. Galeotto fu il quaderno di appunti. Però mi dicono che tu assomigli un po' a quella ragazza che faceva mi ami, ma quanto mi ami, mi pensi, ma quanto mi pensi, è vero? Che un po' sei... Un pochino sì. Ti piace conversare al telefono e lui sta cosa proprio non... E lui proprio non la Anche sopporta. Perché lui sta guidando, quando lo chiami non puoi rispondere, giustamente. No, diciamo che io purtroppo stando comunque a distanza, non abbiamo la possibilità di avere una quotidianità. L'unico momento che abbiamo è al telefono e la sera, perché comunque il giorno lavorando, giro, insomma, vari impegni, la sera è l'unico momento per cui possiamo parlare, però lui sta cosa proprio... Dalla buonanotte, sera, la sera, no, che ci la dobbiamo sera... dire? Ah, così le dici che ci dobbiamo dire? Ma così no, però... perché magari ci siamo stati tutto il giorno insieme e lei comunque ci tiene a avere quel momento la sera. E allora io le dico, ma siamo stati insieme fino a 5 anni fa, 10 anni fa. Ma lei vuole riepilogare tutte le cose belle che sono successe. O
Oppure vuole farti fare prima di dormire l'esame di coscienza, no? Lo fa per te. Ma tu a quell'ora, cara mia, dopo che hai indossato queste, c'hai voglia di parlare proprio con nessuno, vero? Ma non solo la sera. Sono profumate. Non solo la sera. No, perché sono nuove. Anche, diciamo, in generale, lei è quella che spinge un po' di più e tu proprio le pantofole. Questo sogno. Ma io la metterei sotto un altro punto di vista. È lei che è iperattiva. Quindi poverina, io cerco di rallentarla un pochino. E sì, so pigro. Molto pigro. Ah, l'ha messo che è pigro! Adeguatamente imbeccato da lei, ha ammesso che le pantofole sono sinonimo di pigrizia. Però anche questo non mi sembra essere un problema tra di voi, no, perché vi compensate. No, ci smussiamo gli angoli a vicenda. Diciamo, io sono diventato molto più duttile da quando sto con lei. Anche il semplice fatto di farsi il raccordo ogni volta, poi magari ripartire... È una perché cosa vai che sempre faccio... tu da lei, non è lei che viene. No, ci aiutiamo, ci alterniamo. D'altronde è questo il matrimonio, dove l'altro è qualcuno che ti sia simile, in realtà al contrario, il tuo sparring partner. Accomodatevi, ragazzi, prepariamoci. Allora dico ai miei giudici, avete preso appunti, avete ascoltato bene, dopo scriverete il vostro verdetto, regalerete questi 5 punti alla coppia che secondo voi è più pronta e scriverete il verdetto in un foglio che Max ha adesso in quella busta che vi consegnerà dopo, quando voi sarete finalmente di nuovo al vostro divano. Andiamo avanti e ci lasciamo soltanto per una piccola pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra poco per vedere come va a finire. Ma prima di andare avanti voglio ricordare che il punteggio è di 4 punti a 2 per Pinuccia e Francesco contro Jacopo e Rita. I nostri giudici devono assegnare i 5 punti del gioco del per sempre, quindi ancora tutto è da decidere. Avete ricevuto la busta. Prima che voi ci diciate cosa che scriviate il vostro verdetto, vorrei chiedervi delle impressioni sulle nostre due coppie. Giulia, mi parli un po' di... Pinuccia e allora, Francesco? Allora, sì, Pinuccia e Francesco ci sono piaciuti tanto. Allora, si sente molto anche la conoscenza che hanno, no, della coppia, perché sono 8 anni sono veramente tanti. Quindi è vero, Francesco è molto chiuso, questo si percepisce tanto, che però non è una... Cioè non deve essere assolutamente un problema, come è stato detto prima. Quindi il discorso che ha detto Pinuccia ci è piaciuto veramente, no? Il discorso che rischi di ferire l'altro dicendo qualcosa o facendoglielo pesare. Quindi ecco, questo sì, è una cosa che vi valorizza e secondo me non dovete scordarvelo con il tempo. E anche come vi siete conosciuti, ecco, anche quello ci ha colpito ed è veramente bello e ci accomuna anche fra l'altro. Bene, invece Fabio ci dà una telegrafica risposta su Jacopo e Rita. Allora, intanto è bellissimo sentire le storie perché sono sempre diverse, è spettacolare. Difficile. Davvero, guardate. Su Jacopo e Rita mi è piaciuta tanto la complicità, mi sembra ci sia tanta complicità fra i due, nonostante le pantofole, perché anch'io sono un pantofolaio, però mi sembra che ci sia tanta complicità, quindi questo senz'altro vi aiuterà nel tempo. E anche sì, la capacità di guardarsi e ridere insieme è una cosa, cioè, la coppia... Non è la coppia del Mulino Bianco, non pensate questo, la coppia ha fatiche e cose bellissime. E in queste fatiche il sorriso senz'altro è una cosa che vi aiuterà, quindi questa impressione positiva. Bene, grazie, continuiamo a sorridere sicuramente perché è arrivato il momento del gioco del Se Telefonando. Allora, comincia a giocare la coppia che è in vantaggio. Siamo 4-2 per Francesco e Pinuccia.
Come sapete, ascoltatemi bene, care le mie coppie, nella vita accade spesso che ci siano degli imprevisti, a volte il problema arriva mediante una telefonata. Vedete al centro dello studio il telefono rosso, quello delle emergenze. Decidete, prima di prendere la postazione, chi nella coppia è più adatto a fare il ministro degli esteri. Poi la coppia in vantaggio si avvicini al nostro oggetto di tortura di questo gioco. Chi parla è Francesco. Allora, Francesco, avete una missione. Adesso arriverà una telefonata. Voi, dobbiamo fare questa simulazione, state per iniziare un weekend romantico a Capri. Siete già sposati, avete dei figli. Dovete evitare che una telefonata rovini tutto. Mi raccomando, attenzione a come vi comportate, i nostri giudici decideranno chi, quale delle due coppie si è misurata meglio con questo problema. Io ho un problema, vi chiedo di avere pazienza un attimo perché devo uscire, lo so, pare brutto perché sto lavorando, ma in realtà mi ha chiamato prima il commercialista perché mi aveva mandato una mail alla quale non ho risposto. Devo dargli il numero della... Vabbè, è una cosa perché le tasse, purtroppo, chi ha partita IVA. E vado fuori, voi se squilla il telefono rispondete, arrivo subito. Sì, pronto? Pronto, cicci, bella zia, sono zia Giuseppina, sto qua al Balò Beverella, lì barco per Capri. Siete bella zia, sto riportando i creature perché questa cosa non si può fare. In un dipozzo te ne sono due sagittate, sti creature. Non si stanno fermo manco in un momento, poi dicono un sacco di male parole, basta, io ve li riporto a casa. No, ma non abbiamo ordinato noi le pizze. Sì. Cicci, sono zia Giuseppina, ma che stai dicendo? Senti, sti creature non mi hanno fatto manco vedere la telenovela. Dice che oggi si scopriva finalmente il segreto del segreto. E dicono che voi due c'è diritto che io mi rimbambito con sti telenovela. Ma perché riuscite sti cose un gol a me? Perché? Non lo so, aspettate zia, io adesso vi passo Pinuccia perché... Lei se l'ha, sì, se l'ha vista. Ma lei tu sei nipote a me, perché mi passa Pinuccia? Senti, dicono che voi due, Pinuccia, bella zia. Dicono che voi due. Come stai? Tutto a posto? No, sto buono per niente, perché sti creature della pianata vota meno ritto che voi. Ma che era bello il vestito al tuo matrimonio, al mio matrimonio, eri bellissima. Pinuccia, mi fa parlare. Meno ritto che voi avete detto ai creature che se ne mangia tutto questo, pure se io cucino malamente. Ma quando mai? Io ci ho fatto la parmigiana e me l'hanno la fritta sulla mente tre volte, erano leggere. E ci ho fatto il pulpetto, gatò, la pizza e Carolo, un po' che sasic, e non se ne è mangiato niente. Senti, chi si richiede che vogliono i pizzoccheri della Valtellina? Dice ci fatti spaghetti cuttellini e niente che non va buono. E che sono sti pizzoccheri? Rammo sta ricetta che io ce la faccio, per piacere, rammo sta ricetta. Sono, li compri già in al supermercato. I capelli schifezza. Sì, no. Che è successo? È stata la zia. Zia Giuseppina. Ma è zia tua? Sì. E perché hai fatto parlare a lei? Non sapevo che dirgli, perché la zia è meglio che parla con lei, altrimenti... Vabbè, accomodatevi. Avete... Tocca a voi, avvicinatevi. Fate tesoro dell'inesperienza dei vostri avversari e vedo, non lo so, vedo Francesco contrariatissimo, proprio contrariato. Ma tu ce l'hai una zia che si chiama Giuseppina? No, fortunatamente no. Ah, Jacopo, hai risposto tu, noi che devo ancora fare. Ah, ma va bene, così lo fai. Andiamo avanti, no. La vostra missione è questa. Vostro figlio è in gita con la classe a Siena e dovete fronteggiare le richieste della maestra che lo accompagna. Scusate, il commercialista, no, io ho mandato pure il numero della fattura. Arrivo, mi sta chiamando al telefono. Rispondete al telefono, vado a parlare un attimo col commercialista. Pronto? Pronto! Sono Carmela, maestra e vostro figlio Paolino. Vostro figlio ha combinato un pasticcio a gita a Siena, si è rubato tutta la bici, si è fatto trascinare un cane per tutta la piazza del campo. Ma rizzicane i carni sul pensiero che lo ha combinato. Ma voi venite a pigliare, capito? Venite a pigliare un figlio che non già faccio più, ah? Guardi, momentaneamente io e mia moglie saremmo in vacanza.
E che lo so, mi sono destra del porteggio a Paleo Resiena, a Liberatù, cavallo a Stalla, mi sta a correre per tutta la piazza. Con un cavallo che son bennava, facevi bizze. No, come si dice? Come faccio un cavallo? Un cavallo che faccio? Starnutisce, garrisce, grugnisce, come faccio un cavallo? Me lo passi un attimo, che subito si tranquillizzerà. Io lo conosco, mio figlio, è un pezzo di pane. Stato sta tuo figlio? Tuo figlio se ne approfitta, si pigli un rito con tutto un brazzo. Siamo andati a visitare un santuario di Santa Caterina e zombava come un grillo. Se facete strillare agli frati, facete una figura. Non me lo dovete venire a pigliare che io lo boccio. No, ma lui non è cattivo. Guardi, facciamo così. Appena lei riesce a ghermirlo, me lo passa un attimo, io lo tranquillizzo, perché lui lo sa che non deve fare così. Guardi, io gli amo. Se vuole tranquillizzare solamente con Nina Nanna che ci andate voi a notte, che non dorme, dice che ci manca Nina Nanna un papà. Che non sta Nina Nanna per piacere, che così manparo. Lei lo tranquillizzi dicendo che noi, quando lui torna e ci rincontriamo. Stai cao telefono, c'è che andare a Nina Nanna, che se no non si mette più buono in sta seggia, che un pozzo non sta buono cent'anni. Rimasta Nina Nanna per piacere. Ecco, gliela canto. Canta sta Nina Nanna. Nina Nanna, Nina. Mamma mia, io ho dato i numeri qua fuori, ma voi? Com'è andata? No, bene. Andata bene, va bene. E allora io direi che i nostri giudici sono sicuramente pronti a decretare chi ha vinto questo gioco del Se telefonando. Coppia per sempre. Volete dare il vostro verdetto? Abbiamo un minimo di suspense, il nostro basso Massimiliano Taverna. I Banda Larga accompagnano questo vostro giudizio insindacabile. A chi diamo questo punto? Un punto. A chi diamo il punto del gioco Se telefonando? Jacopo e Rita. Jacopo e Rita! È una rimonta incredibile! Il 4-3! Certo, ci sono ancora due papillon e la terza manche dei papillon prevede che ne vengano assegnati altri due, quindi il punto potrebbe andare a Francesco e Pinuccia oppure potrebbe essere annullato nel caso vinceste voi la manche del gioco dei papillon. Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente. Lo sai, perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so, tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere, che è un cantautore bellissimo, una bellissima canzone d'amore di questo cantautore, che è nato nella stessa città ed è cugino di un altro grandissimo cantautore italiano. La domanda è: di chi è cugino Sergio Cammariere? Di Rino Gaetano? Di Francesco Guccini? O di Franco Battiato? Si prenota Francesco. E io non mi sono prenotato. Si è prenotata Pinuccia e allora. Francesco infatti la guarda e ha detto io direi Guccini. Tu diresti Guccini? Francesco Guccini. E lei ha detto Guccini. È proprio sì. Guccini il cugino di Sergio Cammariere? Discutono. E Francesco dice: ma come hai fatto a dire Guccini? Ma come ti è venuto di dire Guccini? Ah no, questa era un'altra, scusate. E quindi avete la possibilità
di annullare il punto del gioco dei papillon guadagnando due papillon contro i due che loro già hanno a disposizione, indovinando chi è il cugino di Sergio Cammariere? Rino Gaetano o Franco Battiato? Allora, secondo me, visto che, se non ricordo male, Cammariere anche dal cognome dovrebbe essere siciliano e Battiato mi sembra siciliano, oltre all'importanza del naso di entrambi, direi Franco Battiato. Tu dici Franco Battiato. È Franco Battiato il cugino di Sergio Cammariere? Sta cosa era un naso, ma devi spiegare. Io adesso la so. Peccato che sono di Crotone, capito? Allora, beh, ma cari miei, beh, secondo voi, mille, di chi è cugino Sergio Cammariere? Di Rino Gaetano. Ma io non... Prova. Non sei deciso. Rino Gaetano. Rino Gaetano! Ed è così che i papillon vanno, grazie Max, ai nostri Francesco e Pinuccia, che con quattro papillon si beccano tutto il punto. E quindi andiamo a 5-3, verifico, grazie, 5-3 è proprio il punteggio. Abbiamo ancora però da assegnare, ricordo, i 5 punti del gioco del per sempre e ancora i punti dell'indovina il finale. Ed è proprio dritti verso indovina il finale che andiamo, guardando come va a finire tra Filo e Cri. I nostri affezionati telespettatori già sanno che c'è una fiction, una mini fiction molto carina. Ci sono Filo e Cri, i protagonisti di questa fiction, che hanno questa storia, queste sono le prese con questo primo figlio. Prima lei lo vuole, poi adesso lei non lo vuole, non si sa come andrà a finire. Voi dovete stare molto attenti a quello che accadrà tra loro nel prossimo filmato, perché io poi vi farò una domanda per il gioco di indovina il finale. Attenzione a Filo e Cri. Scusa, puoi mettere in viva voce che ho le dita piene di colla? Pronto? Salve, congratulazioni, siete stati selezionati per vincere un fantastico premio. Scusi, chi è? È il negozio di articoli per l'infanzia Nati con la camicia. Allora, siete pronti per l'intervista? No, scusi, quale intervista? Chi è che le ha dato questo numero? Sua moglie. No, mia moglie non ha lasciato nessun numero. Ma come no? Ha lasciato anche l'indirizzo, il codice postale, la data di nascita e ha lasciato anche la mail. Hai lasciato pure la mail. Ora ti... Lo sai come fanno, no? Siamo controllati, spiati. Non puoi dire nulla che ti arrivano subito le pubblicità sul cellulare. Ci sono le microspie nei microfoni del cellulare. Si è fatta anche un selfie con la nostra mascotte, il bradipo Gustavo. Ecco, gliela mando subito. Ma non sono stata io. Non sei tu questa? Ah, sì, sì, forse sì. Sì. Che poi, tra l'altro, vedo sul nostro questionario che anche lei, Filippo, c'è stato segnalato. Nostro amico Marco, che ci ha detto che lei sarebbe interessato all'attrezzatura sportiva per padri e figli. Il tennis, mi sembra, vero? L'intervista non ci interessa, vogliamo disdire. Ma non si può. La signora Cristina ha firmato un contratto e c'è la penale. Allora, cosa dice? Che dico? Dico sì, facciamo l'intervista. Allora, Filippo e Cristina, siete sposati da un anno e avete avuto un bambino? No, veramente no. Ma qui c'è scritto così. Sì, io ho detto che volevamo avere subito un bambino, pensando che l'avremmo avuto subito. L'ho detto perché eravamo d'accordo. Invece adesso... Adesso? Adesso abbiamo cambiato idea. No, tu hai cambiato idea. Veramente anche tu. No, insomma, chi l'ha cambiata questa idea? Lei. Vabbè, facciamo così, scrivo no bambino. Per ora. Dunque, immaginate di essere una famiglia con un figlio. Cosa decidete fra? 1. Fare un altro figlio. 2. Prendere un cane. Oppure 3. Fare un viaggio in Madagascar. Te l'ho detto che ci ascoltano con le microspie. Madagascar no. Il cane no. Scrivo altro figlio. No.
sposini novelli. Non sono d'accordo adesso, figurati fra qualche anno. E adesso, ultima domanda per scoprire se avete vinto una monovolume 9 posti. Siete pronti? Sì. Ma cosa sono quelle facce, signori? Un po' di verba, una cosa bella. Immaginatevi fra 10 anni. La vostra famiglia sarà composta da 1. Voi due, basta. 2. Voi due e un bambino. 3. Voi due, tanti bambini e un cane. Ci sarebbe una domanda di riserva. Eccoci qua. Allora, chissà se da casa si sono già fatti un'idea di come andrà a finire questa storia. Voi in studio mi pare che confabulate ogni volta che ci sono filo e crie. Già mi sembra che abbiate capito. Chissà se l'hanno capito i nostri concorrenti. Allora, la domanda che io vi faccio è questa. Prima di farvela vi dico che avete 30 secondi, una volta che io avrò formulato la domanda, per consultarvi con i vostri supporter. Chi è in svantaggio può decidere di rispondere oppure di passare la mano e approfittare dell'errore altrui. 30 secondi per consultarvi tra voi e con i vostri supporter. La domanda è: alla fine della puntata, cosa succede? Filo e Cri si affidano a un consulente matrimoniale. Fanno un figlio subito, prenotano una vacanza per riconciliarsi. Via i 30 secondi. Mi raccomando, valutate bene. Consulente matrimoniale, figlio subito o vacanza. Avete visto più o meno qual è, che tipo di relazione hanno? Un po' la volubilità di Cristina, prima lo vuole, poi non lo vuole. E Filippo, che era così deciso a non avere figli e poi invece ha cambiato idea. Nel frattempo i 30 secondi sono scaduti, dovete tornare alla vostra postazione. Jacopo e Rita possono decidere se rispondere subito oppure no, perché sono attualmente in svantaggio per 5-2. Sì, noi rispondiamo. 4-3. 5-3. Palla al centro. Stavo scherzando. Ok, Jacopo e Rita, potete rispondere. Prenotano una vacanza. No. Quello che volevi. Ma non vi eravate consultati? Sì, in teoria sì. Tu hai detto sì, figli. No, io sono ragazzi, detto, diciamo quello che abbiamo detto. Io avrei detto quello. Che si fa, sì, in questi diciamo casi? Lui si è sbagliato. No, gli altri. No. Che faccio? Chiamiamo un consulente matrimoniale per loro. Niente. Avete risposto, prenotano una vacanza per riconciliarsi, mentre Francesco e Pinuccia rispondono, perché dovete anche voi opzionare una delle scelte. Noi potremmo non rispondere? No, no, dovete rispondere per forza. È avvocato. Vai, rispondo io? Vai, Fran. Sì. Secondo me lo fanno subito un figlio. Fanno un figlio subito e... Perché tu pensi che sia la cosa migliore da fare. Fanno un figlio subito. Ascoltiamo direttamente dalla voce dei nostri protagonisti qual è l'esito di questa vicenda. Comunque, secondo me il sondaggio era truccato. Ti pare che ti regalano una macchina se rispondi a 3 domande? Ma sì, ma che poi cosa ce ne facevamo di una monovolume 9 posti? Aprivamo una ditta di traslochi. Senti, Filippo, io comunque... ti devo chiedere scusa. No, Cri. Sono io che ti chiedo scusa. No, è che mi sembrava tutto facile a parole, poi quando ho sentito Chiara in difficoltà ho avuto paura di non farcela, di non essere una brava mamma. E io mi sono lasciato trasportare dall'entusiasmo di Marco, che però non è il mio. Non è il nostro. Abbiamo fatto 1000 ipotesi basandoci sulla vita degli altri, ma non possiamo rovinare la nostra vita per un'ipotesi. Lo sai che cosa ho sentito dire? Che... il primo figlio della coppia è la coppia. È vero. Noi un figlio ce l'abbiamo già. È il nostro amore. Non dobbiamo desiderare un figlio per imitare qualcuno, ma per l'amore che abbiamo l'uno per l'altra. Abbiamo sbagliato tutti e due.
Ma godiamoci la vita, ci vogliamo così bene. Poi un figlio, quando arriverà, arriverà. Hai ragione. Se non riusciamo nemmeno a comunicare tra di noi, ma come facciamo a crescere un figlio? Ah, Filippo, mi sono tolta un peso. Non c'ho più l'ansia. Però mi è rimasta la nausea. La nausea? Sì. Prima, non è che per caso... Che dice l'app? Controlla? Ah, no, 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 io dell'app non mi fido più. Magari faccio il test. L'ho comprato. Comunque ci siamo fatti prendere la mano, Quante parole. Hai ragione. Da oggi in poi ne parliamo solo lo stretto necessario. Ma sì, non ci dobbiamo far prendere dallo stress, dalle paturnie. Anzi, sai che ti dico? Ma non guardiamolo nemmeno, ma che ce ne importa? Vabbè, adesso l'hai fatto. Guardiamolo lo stesso, dai. Però, oh, sereni. Qualsiasi cosa accada, d'accordo? Sì, sì, ok. Ok, sei pronto? Sì, tu sei pronta? Oddio, c'è il pallino! C'è il pallino! C'è il pallino! C'è il pallino! Il pallino! Il pallino! Ma che è il pallino? È il pallino! È positivo! Altri due punti, Francesco e Pinuccia, andate proprio al 7 contro 3 e a questo punto è proprio necessario scoprire che cosa avranno scelto i nostri giudici, la coppia per sempre. Prendo la busta nella quale loro hanno scritto il verdetto prima e i vincitori di questa puntata, perché guadagnano 5 punti che vanno sommati ai punti precedentemente collezionati, sono Francesco e Pinuccia, che vincono 12 a 3 questa puntata di Per Sempre, questa sesta e ultima puntata. Complimenti! Io raggiungo il centro del nostro studio e invito la mia coppia Per Sempre a fare altrettanto. Voglio rincuorare Jacopo e Rita, perché effettivamente Francesco e Pinuccia sono insieme da 8 anni, sono pronti a questo matrimonio, ma qui non perde nessuno perché la strada è lunga e noi speriamo di ritrovarci nella prossima stagione, nella prossima edizione di Per Sempre. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi, mi sono molto divertita, grazie a tutti e viva l'amore! Passo, tabellina dei due, quanto fa due per sempre? Non fa 10, non fa 100, non fa 1 milione, fa io e te. Ripasso, tabellina dei due, quanto fa due per sempre?